Ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante, il mio codice creatore è righe, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale, schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. E bella a tutti ragazzi, qua righe che vi parla. Oggi siamo con un video molto ma veramente molto particolare, perché non andremo a vedere delle tipologie di armi, provarle e cose del genere, ma andremo a vedere il cambiamento che c'è stato da quando c'è stata la patch, dove le potenze delle armi sono cambiate. Quindi ragazzi, in questo video andremo a vedere per filo e per segno tutte le potenze, sia quelle nuove che quelle vecchie, e andiamo a comparare un po' le differenze. Quindi ragazzi, andiamo subito ad aprire questa immagine che adesso vi mostro qua di fianco a voi. Ecco, allora ragazzi, come potete ben vedere, le armi moddate, ecco, oggi parliamo di armi moddate, siamo sull'account infatti delle armi buggate, buggate moddate, non di altro, ok? Partiamo subito dalla prima tipologia, andando ovviamente nello zaino. La prima che spicca sono le 119. Le 119 non sono altro che le vecchie 121. I signori miei hanno fatto, diciamo, questo cambiamento per poi implementare, ecco, le nuove potenze oltre 130. E ragazzi, non so se state leggendo bene, ma sotto c'è scritto che ciò, ecco, non cambia, non fa, diciamo, abbassare il valore delle armi, sono comunque sempre le stesse armi, ma hanno cambiato la potenza, e ovviamente non potrete mai trovare in giro la vecchia versione al 121, perché è comunque cambiata a tutti. Ecco, proprio ha cambiato a tutti quanti. Immaginatevi una persona che aveva il progetto buggato della facciamo un esempio di questo qui, del bulldozer al 119 con questi perk. Ecco, prima c'aveva il 121, ora c'era il 119. Ciò non significa che il valore è cambiato. Questa ragazzi era la prima tipologia di armi. Poi ragazzi c'è la versione al 107. Le armi al 100-107, eccole qua. Adesso un esempio questa qui. Abbiamo 107, come potete ben vedere, rasoiatrice. E rasoiatrice al 107, che non è cambiato di una virgola, infatti da 107 è rimasto sempre 107. L'unica cosa è che qui abbiamo solo due versioni, dovrebbero essercene anche altre in giro, però devo ancora informarmi. Ve lo prometto, appena torna Black andiamo a trovare tutte quelle armi che non siamo riusciti a trovare in quel lasso di tempo che sono stato fermo, ecco. Entro oggi barra domani siamo a 18.000 iscritti, quindi festeggiamo, facciamo qualcosa sicuramente, quindi tutti pronti. Comunque queste qui sono molto carine come armi, ovviamente in base anche alla durevolezza delle armi, che farò un video proprio a riguardo di ciò, per parlarvi di un'arma che mi è arrivata da veramente poco, ma prima che spopolava, mi è arrivata un po' prima, un po' molto prima, e volevo farvi un video a riguardo. E parliamo anche della durevolezza delle armi. Queste qua sono belle, queste abbiamo fisico e energia, e gli altri elementi dovrei averle versione fuoco, e sia il 110 che 108. Ora ragazzi, andiamo subito alla prossima. Ah, ovviamente anche loro sono buggate come potenze, perché non possono essere in questo stato queste armi. È proprio sballatissima come tipologia di arma. Continuiamo ragazzi, abbiamo versione all'82. Vabbè, le conosciamo tutte le armi all'82, che ora sono diventate al 77. E caspiterina, ne avevo veramente un sacco. Infatti ora vedere delle armi moddate, come si dice, vederle in questo stato, ecco, molto particolare. In questo caso però non è buggata la potenza, per l'amor di Dio, è normalissima. Anzi, è solo l'han cambiata. Ciò non significa che, come abbiamo detto prima, il valore cambi. Qui ad esempio vedete, abbiamo un fucile assalto a largo natura modificato, ecco, diciamolo meglio. Questo qui doppio elemento, fuoco natura, che qua tipo 13-14 idra sono pure 1-1, quindi ok, molto particolari. Ma perché sono uno queste armi? Avevo fatto anche un video a riguardo, se volete andarlo a vedere cercate idra 1-1 righe, ecco. In poche parole, questi idra sono particolari perché hanno perk differenti uno dall'altro, rarità di perk, elementi, eccetera eccetera. Per quello sono rari e sono unici, sono stati craftati direttamente uno ad uno diversamente dal proprietario, che si chiamava Big Panda. Ora
dubbi, ho detto il nome senza problemi perché non fa più niente, non vende più, ha fatto non so quanti soldi, però GG per lui, ecco. Aveva un account della Madonna. Penso che abbia venduto l'account, mi devo informare chi l'ha a chi l'ha dato, così prenderò un po' di idra anche da nuovi in cambio per altre armi al massimo. Però sono molto particolari. Però in ogni caso parliamo di armi a 77, che da 82 hanno cambiato la potenza a 77. Continuiamo, versione al 98. Allora, le potenze al 98 che sono diventate 94. Basta vedere qui se le abbiamo. Ok, ne avevamo una. Ne avevamo una ed era un Hydra. In questo caso non è una potenza buggata, perché no, non lo era. Anzi, in questo caso era un Hydra al 98 doppio elemento fisico natura. Questo mi sa che è pure 1-1 full perk blu. È uno dei miei 1-1, sì. Molto particolare, è cambiato nulla, il valore uguale, è sempre comunque su qualche migliaia di raggio, parecchie migliaia essendo 1-1, e ci sta, molto molto bella. Il valore di mercato, un'arma del genere, se dobbiamo parlare in soldi, vale sui 2,50€/2€, un poco di più, non di più, non di meno, ecco, però non l'andrò a vendere. Sicuramente, perché comunque come anche le altre armi ci tengo parecchio. Se dovessi venderle dovrei aprire uno shop come avevo fatto molto tempo fa, però devo vedere, è un po' un mistero ancora. Adesso però andiamo a una potenza molto particolare. Infatti ragazzi, questa qui, questo cigno è buggato. La potenza di una volta di questo qua era 53, che con 4 stelle e livello 5 e in Scaiabuia era tutto errato. Ora è passata a 40. Qualsiasi arma sia la stessa potenza, che non sia per forza buggata, ma in generale è passata da 53 a 40. È passata, non è che passa ormai. Ormai è passata e come. È molto particolare. Quest'arma, il valore è rimasto ovviamente invariato. La particolarità che anche a questa potenza solo un perk sbloccato, e di queste comunque armi non è che sono legacy che poi puoi ricombussolarle senza aggiungerci perk. No, questa qui vedete è proprio uscita in questo stato, proprio buggata, molto bella. Adesso passiamo a una versione al 112, che ora sono 111. Vedete quante ne abbiamo qui? Queste qui sono tutte armi buggate. Tutte. In totale sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versioni di 3 tipologie di armi diverse. 6 scavafosse, un dragone e un notturno. Se dovrebbero essercene altre mi informerò, però onestamente le uniche che per ora ho visto sono queste. Abbiamo il set completo di scavafosse più addirittura uno doppio fuoco. Natura, acqua in questo stato con un perk viola, energia full blu, full blu tranne uno leggendario fisico, full blu e full blu tranne due leggendari fuoco, notturno due leggendari, due blu, uno leggendario, due viola, due blu, uno leggendario, energia e dragone energia. Gli elementi vanno bene, ok, però l'unica cosa è che sono buggate. Scaiabuia 4 stelle, livello 44, molto molto simile alle armi al 119. Molto, molto, molto. Però ovviamente sono differenti. Valore ovviamente invariato. Continuiamo con versioni al 93, che sono passate a 91. Vediamo un po' se possediamo qualcosa di questa tipologia. Forse dall'altra parte, vediamo un po'. Passate a 91. Non possediamo nulla, ok. Però ricordatevi, potenza 93, da 93 a 91. Questo è il cambiamento. Ovviamente sempre valori invariati. Poi abbiamo da potenza 47 a 30, vediamo se abbiamo qualcosa, ma penso proprio di no, perché mi sa proprio di no. Da 47 a 30, 00, anzi abbiamo delle armi al 26, che avevo fatto pure un video un po' di tempo fa, sono tutte ovviamente armi moddate, l'unica cosa è che, anzi tranne una legacy, che dov'è? Dovrebbe essere qui, o qui o sul mio secondo, sul mio primo account, sì, mi sa che è sul mio primo account. E no, non ce l'abbiamo. Comunque la variazione da 47 a 30 è di tanto, veramente tanto. Ora passiamo invece a un'arma che ho. Ebbene sì ragazzi, andiamo qui. Andiamo dai cigni. Dai cigni ragazzi, tutti pronti. I cigni al 68, che prima erano 74, buggati ovviamente. Potenza 68, 4 stelle, livello 19 in Scaiabuia. Dovrebbero essere malachite, ma ok. Come vedete questa qua, questa nota dolente in malachite, vedete? Che varia solo di una potenza, però in malachite.
Queste qua abbiamo ben tre versioni, mi manca natura e mi manca energia. Se dovessero esistere e se dovessero esserci, cercherò di ottenerle il più presto. Acqua, fuoco e fisico. L'unica cosa che cambia è la rarità di perk. Ovviamente si parte da questo per cambiargli il perk e per portarlo ulteriormente su. Immaginatevi con la natura ad esempio full perk, tipo viola oppure leggendari, o addirittura con l'energia, stessa cosa. Ovviamente quella che vale di meno è questa, è sempre stata quella che vale di meno. Queste due invece se la contengono, anzi quello in acqua vale di più di quello fuoco, perché lui è stato bello spopoloso. Anche quello acqua, ma non troppo, diciamo. Alla fine sono tutte armi dimenticate, quindi il valore aumenta più si va avanti alla fine, ecco. Se dovete fare qualcosa con queste armi, collezionatele, sono veramente belle e buggate ci stanno. E ultima versione, ragazzi, che non possediamo qui, ma è la versione al 29, che è cambiata a potenza 18, quindi potenza 29-18, questo è stato un cambiamento. Non abbiamo armi di questa potenza, però ecco, anche la mia 1-1 è cambiata di potenza, ma non vuol dire che il valore sia abbassato, anzi, ne vale. Un inglese mi ha offerto 50 euro per questa. Io che devo fare? Accettare o no? Non l'accetto, potrebbe valere più si va avanti, guarda, potrebbe valere ancora di più. Essendo comunque un'arma 1-1, è giusto che non confondiamola da quella super straduplicata al 32, che una volta era al 47, se ve la ricordate. La mia era al 39, varia di potenza, però quella al 32 è una merda. Questa invece è tutt'altra roba, ci sta. E ovviamente verrà sempre custodita in questo account, che alla fine utilizzo solo per i video. Questo qua, ragazzi, era, diciamo, il, diciamo, per farvi capire il cambiamento di potenza e per farvi capire che non varia il valore per niente, anche se è cambiata da una potenza all'altra. Oggi abbiamo visto veramente tante tipologie di armi tutte insieme e spero che questo video vi sia stato anche molto informativo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, che tra meno di 70 iscritti siamo a 18.000 iscritti, quindi cercheremo di arrivarci entro comunque questa serata barra domani, ecco. Quindi mi raccomando, dateci dentro. Qui direi che tutto, belle regà, e grazie della visione. Ricordate di vedere il desync che abbiamo fatto da Supreme, perché è veramente spettacolare.